Banchi di prova 2022, siamo in collegamento col Liceo Classico Statale Perticari, diamo il benvenuto alle professoresse Ono Gambadori, Provinciali Rocchetti e Silvestrini. Prego. Benvenuti a questo video di presentazione del Liceo Classico Giulio Perticari. E, liceo svolge un ruolo importante nella città, sul territorio, ed è un liceo che sicuramente ha una lunga storia, può vantare una lunga storia, è una storia legata alla storia della città e infatti proprio l'anno scorso abbiamo festeggiato 160 anni dalla nascita. E, questo liceo ormai da diversi anni si diciamo, comprende tre indirizzi. Abbiamo l'indirizzo liceo classico, il liceo economico-sociale e il liceo delle scienze umane. E quindi poi procederemo alla presentazione dei vari indirizzi, dell'offerta formativa dei vari indirizzi. Mi preme, ecco, chiudendo questa così breve parte introduttiva, dire che al di là degli indirizzi, sicuramente questa scuola si distingue per un aspetto importante che è la centralità dello studente, la centralità del soggetto che apprende, che viene sicuramente seguito in tutto nel suo percorso formativo, ma anche nel suo percorso ecco, umano. Quindi c'è un'attenzione alle esigenze dell'alunno e questo poi si traduce anche in un clima sicuramente di familiarità, di serenità che si respira sicuramente nel nostro liceo, clima di familiarità che poi a sua volta sviluppa anche un senso d'appartenenza, per cui insomma, ecco, c'è sicuramente gli alunni insomma serenamente, ecco, poi si approcciano allo studio e dei vari previsti allo studio, delle discipline previste dai vari indirizzi. Io lascio la parola adesso alle colleghe Gambadori e Rocchetti, che appunto ci presenteranno l'offerta formativa dell'indirizzo delle scienze umane. Salve a tutti. Allora, come diceva il mio collega Provinciali, il liceo Perticari è un liceo che è presente nella città di Senigallia da molto tempo, però nel corso degli anni si è arricchito di altri due indirizzi. Io vi presento il piano di studi del liceo delle scienze umane. E questo piano di studi prevede proprio un approccio a queste scienze che possiamo considerarle scienze moderne, nate alla fine dell'Ottocento, e di carattere prevalentemente umanistico, che però nel corso degli anni sono diventate scienze, perché la loro ricerca si basa proprio sul metodo scientifico, quindi possiamo considerarle scienze umanistiche, però a base scientifica. E queste scienze umane hanno un punto in comune, cioè l'oggetto del loro studio è l'uomo. È l'uomo visto da prospettive diverse e con finalità diverse, cioè finalizzate a diversi aspetti dell'individuo. Esse sono la pedagogia, la psicologia, antropologia culturale e sociologia. Allora, se vogliamo entrare un po' più nel dettaglio delle varie scienze, per quanto riguarda la pedagogia, posso dire che la pedagogia ripercorre l'educazione, l'istruzione, la formazione dell'individuo nelle varie epoche, fino ad arrivare ovviamente alla pedagogia contemporanea, che permea anche i programmi attualmente in vigore nelle scuole. La psicologia affronta lo studio dello sviluppo non solo psicologico, ma lo sviluppo in toto dell'individuo. E anche qui
nel corso degli anni, perché la psicologia viene studiata nell'ambito dei 5 anni diciamo, delle scienze umane, si ripercorrono un po' le tappe fondamentali, quindi gli autori più importanti che hanno dato una svolta anche a questa disciplina. E un'altra delle scienze umane, un'altra disciplina è l'antropologia culturale, cioè lo studio delle culture di altri gruppi umani diversi dal nostro, vicini o lontani, nello spazio e nel tempo. E ci tengo a sottolineare che questa disciplina, nella nostra contemporaneità, caratterizzata da una globalizzazione, quindi dalla convivenza con persone che provengono da altre culture, da altri stati, è estremamente importante perché ci permette di conoscere queste culture, quindi approcciarci a queste persone che provengono da altri luoghi in maniera diversa, perché la conoscenza, secondo me, agevola poi l'instaurazione di relazioni, di rapporti e permette anche una convivenza più serena e più civile. È l'ultima tra le scienze umane, non per importanza, ovviamente, è la sociologia. La sociologia è nata sempre nella metà dell'Ottocento e studia le varie forme sociali e le trasformazioni che nel corso della storia le società, in particolare la nostra, hanno subito grazie ai fenomeni appunto di carattere sociale, economico, politico che si sono verificati nel corso del tempo. E tutte queste discipline raccolte appunto nelle scienze umane, in questa definizione, forniscono agli studenti una maggiore sensibilità, degli strumenti che gli permettano di comprendere meglio il mondo in cui vivono, la società in cui si trovano a vivere. E forniscono anche degli strumenti per essere cittadini attivi, come richiede la nostra Costituzione. E adesso passerò la parola alla professoressa Rocchetti, che vi darà ulteriori informazioni su questo indirizzo. Sì, buongiorno. Voglio aggiungere, partire proprio dalla conclusione della mia collega, e aggiungere la filosofia, che è un'altra disciplina che accompagna questo percorso di studi dal terzo anno. E insieme poi all'italiano ci permette di conoscere quello che è lo sviluppo dell'umanità, quindi proprio la storia dell'uomo, perché proprio attraverso la conoscenza del passato e delle varie tappe di evoluzione dell'uomo che riusciamo poi a cogliere anche il presente e quindi a far tesoro del passato per cogliere e interpretare al meglio il presente. E questa prima parte è, diciamo, il blocco umanistico delle scienze umane. Ma nelle scienze umane dobbiamo tenere presente che è importante anche la parte, diciamo, più scientifica. Tant'è vero che adesso dal quadro si può vedere. Abbiamo la matematica, ad esempio, presente ovviamente in tutti e 5 gli anni, ma con un rafforzamento, vedete dal quadro 2 più 1, nel terzo, quarto, quinto anno è stata proprio inserita un'ora in più per agevolare poi anche quella formazione più logica che permette ai nostri ragazzi di poter affrontare al meglio i test d'ingresso delle facoltà che poi sceglieranno in futuro. Abbiamo fisica a partire dal terzo anno, abbiamo scienze naturali per tutti e 5 anni, e diritto nei primi 2 anni, quindi è importante anche la presenza di questa disciplina che dà proprio quei principi basilari, quei pilastri insomma importanti che dovrebbero poi andare a formare il cittadino insomma, del futuro.
importante tenere in considerazione anche la lingua inglese, che ovviamente è presente per tutti e 5 anni, e anche qui un rafforzamento di un'ora nei primi 2 anni, quindi un'ulteriore ora da 3 a 4 per coloro che volessero scegliere questa possibilità. Quindi non è una cosa obbligatoria, ma chi vuole approfondire ulteriormente nei primi 2 anni del corso di studi può accedere anche a questa ulteriore, diciamo, ora di inglese, a questa opportunità. Le altre discipline, ovviamente, che poi sono presenti un po' anche negli altri licei, la storia dell'arte, che va a completare con questo aspetto umanistico, questa conoscenza quindi della nostra cultura anche a livello artistico, storia e geografia, ovviamente, che sono le discipline che sono presenti, insomma, in ogni ordine di scuola. Alla fine di questo percorso, quindi dove voglio ritornare a ricordare che è presente sia l'aspetto umanistico che l'aspetto scientifico, quindi diciamo una preparazione abbastanza globale o insomma da tutti i punti di vista, quali sono le alternative, quali sono gli sbocchi per questi nostri ragazzi? Sicuramente tutte le discipline, tutte le facoltà di tipo umanistico sono consigliabili. I nostri ragazzi e le nostre ragazze accedono con estrema facilità a facoltà come scienze della formazione, lingue, giurisprudenza, cioè tutte quelle discipline che richiedono quindi un lavoro con l'altro. Perché quello che viene sviluppato e si cerca insomma di creare, di favorire in questi nostri ragazzi è proprio questa facilità di relazione, di comunicazione, di empatia, quindi dei lavori che possono, ecco, che richiedono la presenza dell'altro, il lavoro con l'altro. Non solo questo comunque, perché dicevo prima, anche la parte più scientifica è abbastanza curata, per cui noi abbiamo molti studenti che per esempio si iscrivono a facoltà come economia e commercio o professioni sanitarie, per esempio, sono tantissimi quelli che accedono alle professioni sanitarie che coniugano un po' questi due aspetti, no? Umanistico e scientifico che dicevo prima, quindi il saper approcciarsi, l'essere empatici, creare, no, quella comunicazione anche a livello lavorativo e avere d'altra parte la competenza scientifica. Quindi diciamo che tutte le strade o le facoltà possono essere aperte alla fine di questo liceo e quindi dipenderà solo poi dal desiderio o dall'attitudine dei singoli studenti. Mi preme dire, ecco, che la formazione è abbastanza completa, quindi è un piacere veramente sentire i nostri ragazzi che accogliamo in prima ancora, diciamo, no, titubanti e li portiamo in quinta e critici, in grado di argomentare, in grado di affrontare anche gli argomenti della contemporaneità con uno spirito critico e con una buona dialettica. Ecco, quindi quello che cerchiamo di agevolare, di favorire in questi ragazzi è proprio una crescita da tutti i punti di vista, sia umanistica, sia culturale che dal punto di vista proprio educativo. Io direi che non aggiungo altro, posso passare al liceo classico e quindi do la parola ai miei colleghi di questo indirizzo. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Io sono la professoressa Onori, insegno storia e filosofia. Io sono la professoressa Laura Provinciali e insegno lettere proprio al liceo classico materiale. Bene, iniziamo la presentazione del liceo classico, che è sicuramente un indirizzo considerato tradizionale. Ma cosa vuol dire tradizionale? È vero che le materie di indirizzo sono il latino, il greco, la storia, la filosofia, la storia dell'arte, ma all'interno del curriculum del liceo classico non dobbiamo trascurare le materie scientifiche come la matematica, la fisica, le scienze, che consentono ai nostri ragazzi di iscriversi alle facoltà più disparate. E
Tra l'altro ricordiamo che secondo una statistica, nelle prove standardizzate, gli studenti che provengono dal liceo classico ottengono in genere i punteggi più elevati, così come riescono a terminare molto agevolmente il percorso di studi universitario. Cosa vuol dire avere un approccio umanistico? Innanzitutto le materie classiche sono dei metodi di pensiero, insegnano a pensare. E avere un approccio umanistico vuol dire consolidare quegli strumenti che consentono ai nostri ragazzi di interpretare la complessità del reale e la contemporaneità. Pensiamo a quando si studiano appunto i popoli antichi, le civiltà antiche, ci lasciamo accompagnare, i ragazzi si lasciano accompagnare da questi grandi maestri che consentono loro proprio di avere una. La possibilità di spaziare in modo pieno, organico, completo su diversi temi, temi che riguardano ad esempio la virtù dell'eloquenza, la capacità dialogica, il culto della bellezza. Pensiamo alle tragedie greche che cercano di rispondere costantemente ai grandi interrogativi dell'esistenza. O agli insegnamenti socratici, gnosis auton, il conosci te stesso, il so di non sapere, alla mesotes, giusto mezzo, o anche grandi riferimenti di poeti straordinari dell'antichità. E pensiamo a cosa voglia dire anche tradurre una versione di latino e greco. Spesso queste lingue che vengono definite morte spaventano, in realtà sono un riferimento costante e uno stimolo alla riflessione e al pensiero, perché tradurre una versione vuol dire concentrarsi per decodificare, per interpretare un testo e vengono messi in risalto dei meccanismi molto importanti. Come ad esempio la concettualizzazione, il problem solving. E poi pensiamo anche alla filosofia, quindi alla capacità di appassionarsi al sapere, la filosofia come amore del sapere, quindi come ricerca incessante, come necessità di dubitare, quindi di chiedersi il perché costante delle cose, quindi un approfondimento profondo e incessante dei temi che la realtà e l'esistenza continuamente ci pongono. E anche direi un percorso importante per questi ragazzi che collaborano tra di loro, e infatti questi studi vengono poi tradotti in esperienze artistiche e teatrali. Ecco, qui al Liceo Classico noi presentiamo anche una serie di attività molto dinamiche che investono proprio l'umanità, la collaborazione, l'aspetto dialogico, l'aspetto cooperativo. Quindi da questo punto di vista è sicuramente insomma, un valore aggiuntivo interessante. Poi non dimentichiamo anche, ecco, l'elasticità mentale con cui i nostri ragazzi si avvicinano anche al mondo quindi universitario, alla scelta delle future appunto facoltà e anche quindi a un risvolto positivo nelle successive scelte della loro vita. Lascio Bene. adesso alla collega. Bene, io diciamo completo la presentazione della collega, innanzitutto mostrandovi il quadro orario di questo indirizzo e per farvi notare che sicuramente questa impostazione, diciamo, questa impostazione di carattere umanistico, questa impronta di carattere umanistico che caratterizza questo indirizzo, diciamo che viene poi rafforzata, ecco, da uno studio attento e curato di quelle che sono invece le materie del settore, diciamo, nel settore scientifico.
la matematica per tutti i 5 anni, 3 ore di matematica. Abbiamo quindi la matematica al triennio, abbiamo pensato appunto di insistere, quindi sono 3 ore, ma sarebbero diciamo, la terza ora è quella che la stessa scuola diciamo, si propone, aggiunge nell'offerta formativa, proprio perché crede appunto nell'importanza di uno studio anche approfondito della matematica. Quindi sono 3 ore, come ripeto, 3 ore di matematica per tutti i 5 gli anni del liceo, a cui si aggiunge lo studio della fisica e lo studio delle scienze naturali. La fisica è una disciplina che viene poi ed interessa il triennio, mentre le scienze naturali sono una disciplina che invece interessa tutto l'arco, tutti i 5 anni. E questa è, ecco, quindi la dimostrazione del fatto di quanto completa possa essere la preparazione di uno studente che esce dal liceo classico, e questo ce lo dicono anche i numeri, i dati, nel senso che ormai da diversi anni i diplomati del liceo classico non sono poi quelli che vanno a frequentare facoltà, diciamo, di carattere umanistico. Comunque, se le frequentano, sono una percentuale ridotta rispetto invece alla percentuale di quanti frequentano facoltà di carattere scientifico. Abbiamo molti, diciamo, ad esempio, diplomati che poi si decidono, insomma, di iscriversi alla facoltà di medicina, ma anche appunto facoltà di matematica, fisica, ingegneria, economia e commercio. Quindi, insomma, veramente, ecco, la preparazione, questa è una prova per noi chiara che la preparazione del liceo classico è veramente una preparazione completa, ed è un percorso che permette poi di affrontare con efficacia quello che sono gli studi universitari, qualsiasi, insomma, tipo di studio, per non parlare poi anche di chi sceglie proprio in riferimento a queste attività di cui faceva riferimento la collega, attività ad esempio teatrali. C'è anche chi sceglie poi insomma, la strada, diciamo, più artistica, quindi chi intraprende studi magari che riguardano il teatro, il cinema, la sceneggia, insomma, ecco, questi studi, diciamo, più di carattere artistico. E quindi, ecco, questo ci premeva a sottolineare questo aspetto del liceo classico, che chiaramente sì, un indirizzo di impronta umanistica, come d'altra parte tutti i nostri indirizzi, ma sicuramente al di là di questa impronta, è un indirizzo che, insomma, cura qualsiasi aspetto del sapere. E quindi, ecco, questo ci sembra importante ribadirlo. E quindi noi adesso passiamo la parola alla professoressa Silvestrini, che illustrerà il terzo ed ultimo dei nostri indirizzi, quello dell'economico-sociale. E quindi, ecco, noi vi salutiamo intanto. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno, buongiorno ai ragazzi innanzitutto, buongiorno alle loro famiglie, buongiorno agli insegnanti, buongiorno a tutti coloro che in questo momento collaborano per una scelta quanto più vicina alle potenzialità di questi nostri ragazzi. Io sono la professoressa Silvestrini, insegno diritto ed economia all'economico-sociale per tutti e 5 gli anni, e l'insegnamento della disciplina è previsto anche nelle scienze umane nel primo biennio. Allora, l'economico-sociale è un corso relativamente giovane, ha degli aspetti in comune con le scienze umane, ma anche esso, come gli indirizzi del Perticari, anch'esso prevede un insegnamento umanistico. Quindi anche la disciplina del diritto e dell'economia va intesa in tal senso, cioè non sono finalizzate queste due materie ad aspetti professionalizzanti, ma a cogliere gli aspetti, le leggi che regolano la convivenza civile, che regolano anche lo sviluppo economico del paese e
nella relazione con i propri abitanti, ma anche nella relazione con il resto del mondo. Quindi chi ha curiosità per gli aspetti sociali, chi vuol comprendere qual è la società, la civiltà nella quale viviamo, quei ragazzi che hanno questi interessi, credo che possano trovare soddisfatte le loro potenzialità e le loro curiosità nella nostra scuola. L'uomo è un animale sociale, dice Aristotele. Che significa? Che abbiamo scelto, ciascuno di noi ha scelto fin dalla nascita di confrontarsi con gli altri, ma per confrontarsi con gli altri è necessario conoscere le regole di convivenza, regole di convivenza che sono le uniche che potranno aiutare le persone a crescere, ad evolvere se stesso e il mondo dove vivono. Allora, io mi rivolgo a quei ragazzi che hanno in loro un senso di giustizia, una voglia di cambiare il mondo, no? Che in alcuni adolescenti è presente. Allora, cos'è che non va? Io, come vedete ragazzi, come vedete genitori, sto facendo una presentazione con il cappotto. Il fatto che in questo momento io sia con il cappotto dipende da un fatto che è economico, giuridico. Noi abbiamo una questione, un conflitto mondiale che influenza l'acquisizione della materia prima per il riscaldamento e per l'energia e per lo sviluppo economico del nostro paese. Quindi è necessario che io porti il cappotto. Allora, quindi dietro al mio cappotto ci sono una serie di fatti che riguardano la politica, che riguardano le leggi, che riguardano l'economia, che i ragazzi che hanno questa curiosità e questa voglia di avere un mondo migliore dove magari non sia necessario il cappotto perché abbiamo trovato delle fonti energetiche alternative, un mondo dove la ricchezza sia distribuita in maniera diversa, perché noi sappiamo che è questo tipo di distribuzione della ricchezza che determina le guerre. Quindi io credo che questo indirizzo sia proprio per quei ragazzi che chiedono a se stessi: può la nostra società continuare in questo cammino? L'ambiente dice di no, la crisi climatica dice di no. Ecco, penso che sia indicata la scelta di questa scuola proprio per quei ragazzi che hanno un sogno dentro di loro. Ma per realizzare un sogno bisogna conoscere la realtà nella quale viviamo. In tal modo sarà possibile trovare gli strumenti per modificarla. Senza conoscenza non è possibile. Un'altra cosa, non deve essere una scelta fatta da chi non ha ben chiaro qual è il proprio potenziale, quindi non avendo una predisposizione ancora chiara, dice va bene, scegliamo questo liceo che sembra abbastanza interessante. Ragazzi, genitori, non forzate i figli nelle vostre scelte, aiutateli a leggere bene dentro loro quali sono gli interessi, perché i 5 anni che vi aspettano sono i più formativi della vostra vita. Guardate bene le passioni che avete, se è una passione, se al centro dei vostri interessi c'è cioè il comprendere l'uomo e la società nella quale vive per attuare cambiamenti in sé e nell'altro, io credo che il liceo Perticari, con tutti e tre i suoi indirizzi, possa rappresentare al meglio, la realizzazione di questi desideri. Poi, se invece avete un desiderio per la tecnica, per la scienza, per la manualità, per le scienze esatte, no? Perché noi studiamo scienze che variano nel tempo, le leggi dell'economia, le leggi del diritto variano, così come quelle della sociologia, la filosofia ha in sé tanti pensieri. Quindi, se il mutamento è nelle vostre corde, questa scuola può fare per voi. Se invece amate le scienze esatte, la matematica, la fisica, certo troverete una soddisfazione maggiore in altri indirizzi. Così come se avete una passione per le mani, per la tecnica, ugualmente il sistema educativo italiano vi prospetta tante possibilità. Ecco, che non sia una scelta di ripiego, ma motivata dalla voglia di conoscere il mondo per cambiarlo. Io non vi presento adesso il quadro orario e la professoressa Confalonieri che vi presenterà meglio di me l'indirizzo. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sono la professoressa Confalonieri, sono anche la vicepreside del liceo Perticari.
e sono qui per presentarvi il quadro orario e anche per fare qualche aggiunta rispetto a quello che già la professoressa Silvestrini vi ha già ampiamente insomma detto. Allora, la professoressa Silvestrini ha parlato di studenti che possano essere interessati, ha parlato di fenomeni sociali, politici ed economici. Assolutamente è così. Il liceo economico, come dire, amplia queste conoscenze e soprattutto dà la possibilità agli studenti di avere un occhio critico, una visione critica di tutto il mondo che ci circonda. Il liceo economico-sociale spesso viene chiamato anche il liceo della contemporaneità. Perché? Proprio perché vengono affrontate tutte le questioni che sono strettamente collegate appunto con l'attualità. E questo viene fatto attraverso le discipline di cui già vi ha parlato la professoressa, ma che qui nel quadro orario vorrei insomma farvi vedere un pochino meglio. Dunque, le discipline di base che trovate in tutti i licei d'Italia, in tutti gli istituti d'Italia, sono ovviamente l'italiano, la matematica, la storia e la geografia, però abbiamo poi delle discipline che sono discipline di indirizzo. E queste discipline di indirizzo sono appunto, nel caso dell'economico-sociale, il diritto e l'economia, le scienze umane e poi trovate anche due lingue straniere. Un aspetto, diciamo, caratterizzante dell'economico-sociale è proprio quello che insieme a il diritto e l'economia e le scienze umane si affianca anche lo studio di due lingue straniere. Va da sé che conoscere le lingue straniere apre la propria mente verso altre culture, verso altri mondi e dunque permette di capire molto meglio appunto il mondo nel quale viviamo. E soprattutto oggi poi con la globalizzazione, con la possibilità per tutti di muoversi, la conoscenza linguistica più facilmente, la conoscenza linguistica diventa uno strumento fondamentale anche nel mondo del lavoro. Quali sono? Potete vedere che non c'è per scienze umane nel piano di studi, scienze umane, diritto economia e le lingue straniere, sia spagnolo che inglese, le ore previste sono per tutte queste discipline 3 ore alla settimana. Questo vi fa capire che l'importanza che viene data a questi, diciamo, a queste discipline è comunque uguale e equiparata. Per quello che riguarda l'inglese si arriva fino al livello B2 del quadro europeo delle lingue, della certificazione che fa riferimento al quadro europeo per le lingue. Per quello che riguarda la lingua spagnola si arriva a livello B1. Ma in aggiunta a questo percorso di lingue, il liceo Perticari offre per tutte e tre i suoi indirizzi, ma anche ovviamente per l'economico-sociale, la possibilità di studiare anche il tedesco, ovviamente in pomeriggio, oppure la lingua francese. Dunque capite che il bagaglio linguistico comincia ad avere una certa consistenza. Perché dovreste scegliere l'economico-sociale? Beh, l'economico-sociale permetterebbe a chiunque dovesse scegliere di intraprendere questo percorso, poi di avere uno sbocco, per quello che riguarda appunto l'orientamento dunque in uscita, negli studi delle scienze economiche, scienze politiche, le relazioni internazionali, assolutamente, lingue e cultura. Lingue e culture moderne, mediazione linguistica, ma ancora scienze della comunicazione, sociologia, scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo della pace, statistica, filosofia e perché no anche storia e geografia. Dunque veramente diciamo una formazione a 360 gradi che voi avrete la possibilità eventualmente di affrontare nel momento in cui arriverete al vostro quinto anno e vi renderete conto che lo zainetto vuoto col quale sarete entrati a scuola il primo anno, sarà colmo di informazioni, conoscenze e anche esperienze che appunto nel momento in cui avete fatto ingresso all'interno della scuola non avevate. Lo zaino da vuoto diventa veramente colmo. Di queste esperienze ce ne sono di vario tipo, all'economico-sociale ma al Perticari in generale, iniziando per esempio dalla possibilità di partecipare a una rappresentazione teatrale
che coinvolge gli indirizzi di tutta la scuola e diventa un momento veramente importante per tutti gli studenti, non solo di condivisione, ma anche di approfondimento di alcune tematiche. L'esperienza dell'Erasmus, il liceo economico-sociale, è spesso coinvolto in progetti Erasmus. Al momento ne abbiamo uno che riguarda la sostenibilità ambientale con dei partner europei che sono la Spagna, che è la scuola capofila, e la Finlandia, la Francia, la Germania e la Slovacchia. E ovviamente questo permette, dalla possibilità ai nostri studenti di viaggiare, di interagire con altri studenti di altre scuole e dunque appunto di avvicinarsi a culture diverse. Allo stesso modo, attraverso la piattaforma eTwinning, che è una piattaforma europea appunto per l'Erasmus, gli studenti hanno modo anche di interagire con compagni di classe, studenti che si trovano in altre parti del mondo, per portare avanti delle attività didattiche che la piattaforma vengono inserite nella piattaforma. Le tante attività della scuola le conoscete già, abbiamo, perché sono state già introdotte e dunque non ve le voglio insomma riproporre, e, però ecco, vi invito a partecipare a tutto quello che la scuola potrà offrirvi come opportunità, perché di opportunità si tratta, e vorrei sottolineare che veramente il liceo economico-sociale prepara gli studenti ad affrontare nel modo migliore il mondo nel quale vivono. Dunque, grazie per avermi ascoltata, grazie per l'attenzione e vi aspettiamo. Bene, ringrazio quindi la professoressa Confalanieri, anche appunto ribadisco vicepreside del nostro liceo, e chiudo dicendo velocemente aspetti magari più tecnici che il nostro liceo prevede, insomma, ecco, ribadisco, è stato detto nelle varie presentazioni, però ci sono delle attività, diciamo così, trasversali che interessano tutti i nostri tre indirizzi, non so, ad esempio le certificazioni linguistiche dall'inglese, lo spagnolo, francese, tedesco, ma anche il latino, certificazione della lingua latina, le olimpiadi dell'italiano, le olimpiadi della filosofia, per poi non parlare delle orientamento, quando poi naturalmente al quinto anno i ragazzi avranno bisogno di, appunto, di orientamento in uscita, un orientamento universitario, e quindi sono anche qui previsti tutta una serie di corsi che aiuteranno poi nella scelta universitaria, ma anche corsi di educazione alla salute, il centro sportivo che prevede anche dei campionati studenteschi di sport, le olimpiadi esatto della danza, e poi appunto il laboratorio teatrale che più volte è stato citato, che forse è un'attività a cui magari teniamo a tutte le attività, ma forse questa magari più di tutti, anche perché insomma di lunga tradizione. E chiudo anche veramente dicendo quelle che sono le date di scuola aperta, e quindi abbiamo 4 appuntamenti. Il primo è il 10 dicembre dalle 16 alle 19, poi il 18 dicembre sempre dalle 16 alle 19, l'8 gennaio 2023 dalle 16 alle 19 e il 15 gennaio dalle 16 alle 19. Queste scuola aperta si intende svolta nei due plessi che interessa, in cui si svolge insomma, l'attività didattica del nostro liceo, quindi abbiamo il plesso di Via Rossini per il liceo classico e il plesso di Via d'Aquino, che poi è anche la sede principale per il liceo economico-sociale e il liceo delle scienze umane. Alla scuola aperta si può partecipare senza prenotazione in una delle date indicate, quella che naturalmente voi preferite. Ci teniamo a dire, perché questa è un'attività d'orientamento che di solito insomma ottiene veramente molto efficace per chi poi deve scegliere, l'attività di studente per un giorno. Questa attività quest'anno si svolgerà insomma in due periodi. Il primo è dal 12 dicembre al 17 dicembre 2022 e il secondo
secondo è dal 9 gennaio al 14 gennaio 2023. Qui bisognerà invece prenotarsi agli indirizzi mail di quelle che sono le docenti funzioni strumentali orientamento in entrata. Siamo in due, per il liceo classico ci sono io e il mio indirizzo mail è laura.provinciali@liceoperticari.edu.it. Per invece il liceo delle scienze umane e il liceo economico sociale abbiamo la professoressa Gambadori che avete prima incontrato e il suo indirizzo mail è francesca.gambadori@liceoperticari.edu.it. Quindi ecco, con le due progetto naturalmente chi è interessato può partecipare una mattina insomma alle nostre lezioni, quindi dopo essersi prenotato poi troveremo, sceglierà una mattina tra quelle, tra le date indicate per poter passare con noi la giornata e quindi vedere meglio insomma che cosa comporta essere uno studente del liceo Perticari. E con questo veramente vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo naturalmente numerosi. Perfetto, grazie a voi, grazie per la